l'audizione del ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao nell'ambito dell'esame della relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza riferita all'anno 2021. Preliminarmente faccio presente che l'audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati. Informo che la pubblicità dell'audizione odierna sarà assicurata anche tramite la trasmissione sulla Web TV della Camera dei Deputati. Considerato che la Commissione ha a propria disposizione circa un'ora di tempo al fine di assicurare al Ministro la possibilità di svolgere la propria replica, si potrebbe procedere con l'intervento di un deputato per gruppo per un tempo massimo di 3 minuti ciascuno, per poi valutare in base al tempo residuo la possibilità di prevedere ulteriori interventi. Chiedo quindi ai deputati che intendano intervenire di farlo, di far pervenire la loro richiesta alla segreteria della Commissione. Ringrazio il Ministro Colao per aver accettato l'invito della Commissione, per la sua presenza, e gli cedo la parola per la sua relazione. Prego. Grazie Presidente, onorevoli deputate e deputati. Io ringrazio per questa opportunità di parlare del PNRR. È passato un anno, poco più di un anno da quando abbiamo iniziato, quindi credo farò una relazione un po' corposa, ma penso che valga la pena dare un po' sia il senso strategico sia lo stato di avanzamento di tutta la nostra azione in questo mandato governativo. La nostra strategia ha sostanzialmente quattro grandi pilastri. Il primo sono le connessioni veloci, il secondo la digitalizzazione dei servizi, il terzo le competenze e il sostegno all'imprenditoria innovativa e poi c'è lo spazio che non è strettamente parlando digitale, ma comunque fa parte del mio mandato. Connettività, la connettività è il primo pilastro, sostanzialmente qui parliamo di sviluppo reti e di 5G, ed è un pilastro per garantire, direi quasi come prerequisito, le condizioni per cui tutti indistintamente abbiano opportunità di sviluppo sia personale sia professionale. Grazie alla rete serve a sostenere la digitalizzazione, serve a sostenere l'innovazione dei processi produttivi. È molto importante lavorare contro l'esclusione sociale e qui soprattutto dei soggetti più fragili e poi contribuire ovviamente al processo di semplificazione dei rapporti tra la pubblica amministrazione e i cittadini. Per questo primo pilastro l'obiettivo è quello di portare la connessione ad alta velocità su tutto il territorio nazionale, nelle abitazioni private e centri urbani, ma anche nei centri piccoli e fuori dai centri urbani, ai distretti industriali, gli edifici pubblici, le scuole, le sedi della pubblica amministrazione, le strutture sanitarie. Questo è l'obiettivo del primo pilastro. Digitalizzazione dei servizi pubblici invece è un tema di velocità, di renderli meno onerosi per i cittadini, più sicuri, più efficienti e passo 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 qua stiamo lavorando anche per mettere in collegamento tutte le banche dati pubbliche della pubblica amministrazione, aiutando sia le PA centrali sia le PA territoriali a digitalizzare i servizi in piena sicurezza e al tempo stesso abilitare i cittadini a utilizzare servizi digitali progressivamente, qui parlerò poi di un esempio che ritengo sia molto importante, che è quello del fascicolo sanitario elettronico, al quale lavoriamo assieme al Ministro Speranza. Direi che siamo sulla strada giusta su questo importante obiettivo. Cito un dato: oggi in Italia ci sono 43% degli italiani che hanno un'identità digitale. Questo dato è uno dei migliori in Europa, ci colloca tra i migliori paesi. Abbiamo tanti ormai utenti attivi. Per darvi un'idea, su PagoPA, che è la piattaforma dei pagamenti, abbiamo 9 milioni di utenti attivi al mese. Sulla API ne abbiamo più di 6. Le transazioni di PagoPA oggi superano i 4 miliardi di euro al mese. Quindi lo dico e lo continuo a ripetere. Io credo che noi, quando ci troviamo, ci definiamo un po' arretrati digitalmente, dimentichiamo che c'è una parte del paese, che è questa della pubblica amministrazione digitalizzata, dove non siamo indietro rispetto ai grandi paesi europei. Terza priorità, le competenze. Qui parlo di competenze a 360 gradi, competenze sia quelle che non abbiamo, su cui siamo carenti, sia quelle della formazione, dell'aggiornamento, di quello che invece i cittadini già hanno. Questa è una cosa di cui io sono responsabile solo parzialmente, ovviamente altri ministri hanno un importante ruolo qua, penso al sistema scolastico, alla formazione professionale universitaria, ministri Bianchi, ministri Messa, poi al piano di formazione e di reclutamento dei dipendenti pubblici che invece è molto chiave per quello che sta facendo il ministro Brunetta. E infine ovviamente tutte le competenze per quanto riguarda la
riformazione dei lavoratori che invece sono di competenza del ministro Orlando. Quindi è un lavoro di team, è un lavoro di squadra quello sulle competenze, e noi abbiamo le competenze digitali di base. E poi la quarta priorità è il sostegno all'imprenditorialità e all'innovazione, che dal digitale possiamo francamente aumentare in grande misura. Questa è un'area dove il ministro Giorgetti ha molte risorse e che sta dislocando. C'è un disegno strategico a livello di PNRR, e ovviamente è importante anche questo, perché un tessuto imprenditoriale solido, con formazione forte e ben digitalizzato, diventa automaticamente più competitivo, diventa automaticamente più innovativo, e questo porta crescita economica e sociale. Quindi questi sono poi i quattro grandi pilastri di quello che facciamo. Ricordo le cifre. Complessivamente io sono responsabile di circa 20 miliardi, di questi 5 sostanzialmente sono lo spazio, un po' meno di 5 sono lo spazio, quindi sono più di 15 quello per la parte, diciamo, cuore del digitale. Ad oggi ne abbiamo impegnati 9,8, quindi sono fisicamente già allocati, non necessariamente assegnati, ma allocati 9,8. Ricordo di cosa stiamo parlando: stiamo parlando di infrastrutture, 3 miliardi e 8 per il piano Italia 1 Giga, 600 milioni per le scuole e le strutture sanitarie, 2 miliardi per Italia 5G, quindi la parte, diciamo, di mobilità rurale. Cybersicurezza 623 milioni, 611 per le PA centrali, competenze quasi circa 450 milioni, comparso spazio ne abbiamo allocato 1,2 all'ESA e altri 880 milioni sono andati all'ASI, e poi ci sono altri 90 milioni già assegnati a CDP per sostenere le startup. Quindi quasi metà del totale è già stato allocato. A questo punto passo a parlare invece proprio delle riforme, dei programmi di investimento. Ne cito, partendo dalle infrastrutture, ne cito alcune per darvi conto dello stato di avanzamento. Allora, partendo dalle infrastrutture, è quello, diciamo, più attuale, perché le gare sono in corso adesso o stanno per essere bandite. Questo gennaio abbiamo pubblicato il piano Italia 1 Giga. Su questo abbiamo avuto l'autorizzazione della Commissione europea sotto il profilo della compatibilità con il regime europeo degli aiuti di Stato. È importante questo ricordarlo, perché qui stiamo dando soldi a imprese private. Questo piano prevede incentivi diretti per i costi dell'infrastruttura per coprire circa 7 milioni di civici. Allora, la gara è in corso, quindi non posso ovviamente sapere che cosa sarà il risultato. Mi aspetto che ci siano una larga maggioranza di questi che siano fibra, e poi per quelli più difficili, più rurali, che sia banda larga in connessione wireless. Però, come ho detto, il bando è fuori, e quindi non abbiamo né dati né commenti. I piani per le scuole e per le sanità invece sono dei bandi che prevedono anche la connessione. Qui la scelta è stata quella, sì, di finire l'infrastruttura, quindi di assicurarci che le nostre scuole, i nostri ospedali, siano, i nostri presidi sanitari siano connessi, ma che abbiano anche il servizio, perché non possiamo perdere tempo poi con altre gare. Quindi abbiamo unito due gare sostanzialmente in una. Qui l'obiettivo è che possano partire appena disponibile. Per entrambe queste gare il tempo di chiusura è fine marzo. A febbraio abbiamo ripubblicato un piccolo bando per le isole minori, se ne era parlato poi anche sui media, perché era un bando che era andato deserto. C'è un problema lì di scarsità di navi e di manodopera, sono 60 milioni, però anche le isole minori ovviamente è importante. Qua la scadenza è il 18 di marzo. Infine c'è la gara che non è ancora stata pubblicata, ma dovrebbe essere pubblicata alla fine di questa settimana. E qui l'obiettivo è di stimolare lo sviluppo delle reti in quelle zone dove il mercato non andrebbe, fondamentalmente, perché sono rurali, sono case molto sparse, quindi proprio parliamo di zone non densamente abitate. Qua abbiamo previsto incentivi sostanziali. Come ho detto, la gara non è pubblicata, quindi non posso dire esattamente cosa, però diciamo che ci siamo riferiti all'esempio spagnolo, dove la Spagna, con un budget più piccolo del nostro, ha avuto un incentivo molto elevato, cioè pari quasi al 90%, anzi al 90% del costo dell'infrastruttura. Ma lo facciamo ovviamente per permettere di avere la fibra dove la fibra non andrebbe altrimenti, e anche per densificare francamente le aree in zone dove altrimenti per ragioni ovvie commerciali non ci sarebbero le condizioni per andare.
Quindi, come vedete, questi tre interventi sono molto complementari uno con l'altro, perché mirano ad andare a realizzare le infrastrutture in primo luogo dappertutto, e quindi togliere questa odiosa distinzione che chi sta in un grande centro urbano in centro ha la fibra, chi sta invece sulle montagne, non so, della Calabria o degli Appennini non ce l'ha, ma anche andare a intervenire per presidiare quei servizi essenziali che rendono poi la vita e abitare in zone meno centrali comunque attraente, quindi di nuovo scuole e sanità essenzialmente. Il totale di questi interventi sono 6,7 miliardi di incentivi. Pensiamo che se tutto va bene, diciamo, dovremmo finire entro giugno. E aggiungo che per essere poi efficaci, mi è stato più volte ricordato anche in diverse commissioni, bisognerà poi prevedere anche dei sostegni alla domanda, non solo all'offerta, perché proprio per le caratteristiche economiche di queste aree bisogna poi permettere ai cittadini e alle cittadine di queste aree di avere, diciamo, quantomeno inizialmente voucher o comunque sussidi o comunque aiuti all'adozione di questi servizi. Qui lavoriamo, è un compito ovviamente del MISE, ma lavoriamo con loro per far sì che poi questa connettività non resti solo infrastruttura senza niente. Cloud e sicurezza cibernetica è una seconda area di intervento molto importante per migliorare il rapporto tra la PA e i cittadini, per sostenere l'innovazione, ma farlo anche in condizioni di sicurezza. Credo che in questi giorni, come non mai, ci stiamo rendendo conto dell'importanza della cybersicurezza. È un passaggio cruciale. Abbiamo approvato a settembre una strategia cloud che non c'era prima. A fine gennaio abbiamo annunciato il progetto Polo Strategico Nazionale, che è un bando per la realizzazione di un progetto di interesse pubblico, quindi quelle che si chiamano PPP, individuato a dicembre 21. La scadenza per la presentazione di queste offerte è al 21 marzo, quindi siamo praticamente alle battute finali di questa gara. E qui vorrei fare una parentesi, perché ricevo spesso in commissioni domande sul cloud, sulla strategia cloud. Allora, io vorrei ricordare che ci sono due interventi qua. Uno è il PSN, che è il Polo Strategico Nazionale, che è, permettetemi di chiamare, la casa sicura dei dati, la casa più sicura per i dati più critici, così. E questo è circa 1 miliardo. Ma poi c'è un secondo intervento, che anche questo è di circa 1 miliardo, che invece è semplicemente per favorire il passaggio delle pubbliche amministrazioni al cloud, quello commerciale, quello generale. Quindi questo approccio è l'approccio che noi abbiamo fatto per raggiungere due obiettivi. Da una parte, dotare l'Italia di una infrastruttura, chiamiamola sovrana, sicura. Dall'altro però di garantire che anche operatori commerciali piccoli di mercato, le regionali per esempio, ma anche privati, possano comunque competere per quella parte di cloud che invece è un po' meno sensibile, ma comunque meritoria di essere utilizzata per questioni di sicurezza, per questioni di scalabilità. E quindi questo io lo sottolineo, perché sia i cloud service provider commerciali sia il PSN sono entrambe parte di una visione, di una visione strategica di che cosa deve essere il paese, che io credo sia molto importante e devo dire ha avuto anche qualche riconoscimento di essere abbastanza robusta anche dal punto di vista politico e sociale da altri paesi. Un altro elemento è stato ovviamente l'Agenzia Nazionale per la Cyber Security, tassello fondamentale per poi garantire il supporto al mondo privato. Qui ci sono 623 milioni in dotazione del PNRR per raggiungere l'obiettivo. L'Agenzia ha iniziato in queste settimane il reclutamento del personale, delle competenze che ne faranno a far parte dell'organico. E questo è il terzo elemento della strategia, quindi polo sicuro, polo commerciale e poi un'agenzia che aiuti tutti a digitalizzarsi in sicurezza. Passo al sistema delle identità digitali deleghe, quello a cui mi sono riferito, col 43% di italiani che hanno già un'identità digitale. Qui il target è 70% entro il 2026, e ci sono diversi cardini qua della strategia. Il primo è l'attivazione stessa delle identità digitali, 29 milioni di SPID in Italia, 27 milioni di carte d'identità attive. Tra il 20 e il 21 le prime si sono quadruplicate, le seconde raddoppiate. Ci sono 9.600 enti pubblici che hanno attivato l'autenticazione via SPID e 3.000 enti pubblici che l'hanno attivati su carta d'identità elettronica. E stiamo adesso partendo con lo SPID dei minori, che è molto importante per permettere anche ai minori, scusate, anche alle scuole di andare sul cloud, ma di andare in sicurezza con sistemi di autenticazione sicuri, ma anche con le tutele che un minore come tale, ovviamente, quando utilizza uno SPID vogliamo che abbia.
Allora, spesso qua mi viene chiesto, ma perché l'Italia ha due diversi sistemi di autenticazione digitale? Uno che è lo SPID, che è un sistema di mercato che viene offerto da diversi operatori, le Poste sono il principale, ma ce ne sono anche altri, e poi uno pubblico che è la carta d'identità elettronica. Io penso che continueremo con questo approccio sui due canali, perché questo è un modo per beneficiare come paese di due lati. Da un lato un sistema statale sicuro, un sistema statale che possa svilupparsi nel tempo e anche inglobare dentro l'identità digitale tutti gli altri elementi dei nostri rapporti, ma dall'altro anche avere l'innovazione che arriva dal privato e la spinta a continuare a migliorare le interfacce e le modalità di funzionamento del sistema che arriva solo se hai più scelta, e il cittadino poi potrà scegliere quale dei due utilizzare. Secondo elemento, l'APIO, 28 milioni di attivazioni, come ho detto 6 milioni di cittadini che lo usano al mese. Oggi con questa applicazione si può raggiungere 85.000 servizi pubblici e un tasso di crescita elevatissimo mensile. Terzo, l'app PagoPA, 11 milioni di utenti attivi mensili, come ho detto 4 miliardi di transazioni al mese, anzi 4,5 milioni di transazioni al mese. Questa sta diventando veramente il cardine dei rapporti tra la pubblica amministrazione e i cittadini per tutto quello che riguarda il pagamento, e poi aggiungerò anche quello che potremo fare quando si parla poi di integrare anche le notifiche. E quarto, la delega digitale. Questo è un sistema che stiamo introducendo, il decreto attuativo è in corso di elaborazione finale, e questo viene fatto per permettere al cittadino che non è digitale di delegare a qualcuno, per lui o per lei, la possibilità di accedere ai sistemi digitali. Verrà pubblicato, verrà inviato dopo aver avuto il parere favorevole della conferenza unificata della garante della privacy, lo invieremo agli organi di controllo e poi verrà pubblicato in gazzetta ufficiale. Dopodiché, quando tutte queste cose sono disponibili, il grande tema è l'interoperabilità delle piattaforme digitali abilitanti, che è molto importante per ampliare i servizi ma anche renderne la fruizione semplice attraverso il cosiddetto principio del once only, cioè il principio in cui il cittadino o la cittadina una sola volta devono mettere le proprie informazioni dentro un sistema e poi lo Stato da solo lo va a cercare e lo vede. Ecco, anche questo è molto importante, perché ci sono degli esempi recenti di grande beneficio che abbiamo avuto da questo. Il Digital Green Pass, il certificato Covid-19, è un esempio di interoperabilità, e che tra l'altro adesso sta facendo venire in mente tante altre possibili applicazioni meno drammatiche e meno di emergenza, in cui si potrebbe creare un sistema che permette in maniera istantanea di conoscere lo stato, il diritto di attivazione o di fruizione di un servizio. Questo congiunto con un altro fattore importante, che è il completamento della NPR, l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Abbiamo adesso la totalità dei cittadini italiani nell'anagrafe, abbiamo parte di quelli residenti all'estero. La prima cosa che è stata molto visibile è stata la cosa dei 14 certificati che sono scaricabili online direttamente. Vi aggiorno su alcuni sviluppi. Allora, il primo è il cambio di residenza: dal 30 di aprile si potrà fare il cambio di residenza direttamente online. Il secondo è l'integrazione in ANPR delle informazioni relative all'iscrizione delle leggi elettorali. Allora, perché questo è importante? Perché in prima battuta permette il sostegno da parte dei cittadini ai quesiti referendari, che sarà online. Personalmente ieri sera ho verificato la piattaforma perché volevo vedere, essere sicuro che funzionasse bene. Devo dire che effettivamente è anche un'esperienza molto, molto friendly, diciamo. Questo è in corso di rilascio operativo, appena finisce l'iter regolamentare la rilasciamo. È chiaro che il prossimo passo adesso è l'eliminazione delle tessere elettorali, perché una volta che abbiamo legato i vari elementi, uno si domanda perché, quindi di nuovo ritorno al mio esempio del Green Pass, perché ci vuole una tessera elettorale? Una volta che abbiamo l'anagrafe integrata, una volta che c'è un sistema di interoperabilità, la tessera elettorale francamente non c'è più bisogno di quella cartacea, ovviamente, quindi la digitalizziamo.
Stiamo anche collaborando col Ministero dell'Interno per estendere la NPR, per esempio, ai servizi per lo Stato civile e quindi di nuovo rimettere i servizi di Stato civile su una piattaforma centrale invece che averli distribuiti sui comuni e quindi ognuno potrà accedere dappertutto. E infine, piattaforma digitale nazionale dati e piano PA digitale 2026. La PDND, che è la piattaforma dati, che è quella che garantisce l'interoperabilità, è stata avviata a dicembre 21. Stiamo facendo la sperimentazione che terminerà a giugno. Nella sperimentazione sono coinvolte l'INPS, l'Agenzia delle Entrate, il Ministero Interno e poi tre amministrazioni che ci ha segnalato o selezionato l'ANCI. Finita la sperimentazione, a luglio si apre. E quindi da luglio chi, qualunque amministrazione, vorrà entrare sulla piattaforma di interoperabilità potrà entrarci, gestiremo una lista, un processo per far entrare. Quindi credo di avervi dato un po' l'idea che tutti questi sono tasselli di una visione che permette al cittadino di avere identità digitale, di entrare nei servizi, i servizi essere digitalizzati e collegati tra loro, la fruibilità verificata in tempo reale, questo è la base di un cambiamento, noi speriamo con un grandissimo miglioramento sia di soddisfazione dei cittadini, sia francamente anche di efficienza della pubblica amministrazione. A questo punto la domanda arriva l'ultimo delle grandi iniziative che è sì, però le amministrazioni devono ovviamente digitalizzarsi. Qui abbiamo il piano PA Digitale 2026, l'abbiamo avviato nel 21, lavoriamo in strettissima collaborazione con l'ANCI per gestire l'erogazione e il monitoraggio di circa 3 miliardi che il PNRR prevede per i comuni, le scuole e alcune e le aziende sanitarie. Questi fondi sono diversamente allocati, fondamentalmente sono, come ho detto prima, per migrare a cloud, innanzitutto, per adottare i due sistemi PagoPA e Apio che ho descritto prima, per migliorare i gestizi di base dei comuni, quindi 613 milioni semplicemente per migliorare i siti, digitalizzare quello che già hanno, ma magari non è così fruibile, digitalizzare 245 milioni i servizi pubblici, 285 milioni per adottare l'identità digitale, quindi poterlo usare nel suo pieno potenziale, 80 milioni per i temi di accessibilità e 90 milioni per il Single Digital Gateway, che è un progetto di semplificazione dei rapporti tra PA e cittadini che poi si inserirà nel progetto europeo, perché poi tutto quello che ho descritto in una visione, diciamo, di più lungo termine, l'Europa lo vuole poi replicare tra i diversi stati. Allora, quanti saranno i beneficiari di questi fondi? 18.000 PA locali, che potranno scegliere quali interventi fare sulla base dei loro bisogni online, selezionando le azioni, ricevendo l'autorizzazione ai fondi e anche selezionando i fornitori che saranno tra quelli qualificati e quelli diciamo centrali che noi offriremo, e faranno anche il monitoraggio, quindi un sistema molto semplice di erogazione che abbiamo studiato proprio per accorciare i tempi del PNRR. Una domanda che mi viene spesso fatta più dagli amministratori locali è: sì, ma chi aiuta i piccoli comuni, chi aiuta i piccoli enti, se non sono capaci? Qui noi abbiamo fatto una scelta di non diciamo di non limitare le opzioni, lasceremo e favoriremo l'aggregazione delle PA locali, ma lasceremo scegliere a loro come aggregarsi, cioè noi non riteniamo di poter scegliere dal centro se un'unione dei comuni rispetto a una provincia o rispetto a una regionale sono più o meno qualificate, e probabilmente lo sono in maniera diversa in diverse regioni o in diverse zone del paese. Quindi l'aggregazione di queste iniziative è possibile. Non è obbligatoria, anche perché i grandi comuni a volte possono aiutare i comuni piccoli vicini, o a volte invece i comuni piccoli non hanno voglia di farsi aiutare e preferiscono mettersi tra di loro. Quindi questo è lasciato ai territori. La seconda, il ministro Brunetta ha un'interessante, molto utile iniziativa di supporto con tecnici alle PA locali, stiamo valutando come rendere disponibili anche parte di queste risorse semplicemente come supporto tecnico, diciamo di personale per la formazione, per l'assistenza tecnica. Un piccolo flash sulla salute digitale, che è un tema che sviluppiamo in collaborazione sia con il Ministero della Salute che il MEF. Qua l'obiettivo è di costruire una vera sanità digitale che sia più efficiente, ma soprattutto capace di offrire servizi online
omogenei su tutto il territorio nazionale, quindi rendere accessibili le migliori risorse medico-sanitarie indipendentemente da dove uno o una è residente. E questo ha due cardini. Uno è l'alimentazione del fascicolo sanitario elettronico, che io credo possiamo dirlo apertamente è molto disomogenea in Italia. Abbiamo regioni che sono a livelli altissimi, non dico al 100%, ma quasi al 100% della produzione digitale, e regioni che sono, ahimè, anche a singola cifra, cioè neanche al 10. Ecco, questo ovviamente deve cambiare, e stiamo aiutando, e devo dire stiamo lavorando con soddisfazione con alcune regioni per aumentare l'alimentazione, ma anche l'omogeneizzazione, perché ovviamente quando poi il cittadino o cambia regione o si reca presso una struttura sanitaria fuori regione, beh, deve potersi portare dietro tutta la sua storia senza avere i faldoni, ma avendo diciamo la cosa con sé su un supporto digitale. Il secondo cardine è ovviamente invece la telemedicina. Qui parliamo di televisita, teleconsulto, telemonitoraggio, è chiaramente l'area dove tutti gli stati stanno andando, e chiaramente vogliamo avere un progetto che, rispettando ovviamente le autonomie regionali, però permetta a tutte le regioni di fare leva sulle esperienze di successo che abbiamo nei varie parti del paese. Nei mesi scorsi quindi abbiamo impostato questi investimenti, abbiamo 6 programmi pilota regionali che stanno lavorando sull'alimentazione del fascicolo, abbiamo emesso le linee guida sul fascicolo e sulla medicina che indicano la strategia per le regioni, e adottato una riforma della sanità digitale attraverso il decreto Sostegni Ter, che definisce sia il nuovo fascicolo sia identifica nell'Agenas l'Agenzia Italiana per la Salute Digitale. Agenzia che, ricordo, altri paesi hanno creato molto prima di noi e che le hanno dotate di centinaia di persone. Quindi noi siamo un po' indietro qua, però lavorando molto bene col Ministro della Salute contiamo di potenziare molto rapidamente anche quest'area. Non do più dettagli a meno che non ci siano domande sull'infrastruttura sanitaria. Ovviamente l'omogeneizzazione delle basi dati è la priorità più importante. Per quanto riguarda la telemedicina, abbiamo deciso di scegliere un approccio che permetta di avere una piattaforma nazionale che permetta a tutti di avere accesso alle prestazioni di base, ma continuare a fare leva sulle applicazioni regionali, a patto che siano inseribili nella piattaforma nazionale. Quindi garantire che se un imprenditore, un innovatore, una società specializzata nel settore ha una soluzione particolarmente buona, dico a caso in Friuli Venezia Giulia sui cardiopatici, se questa risponde alle caratteristiche nazionali possa essere estesa a tutte le regioni italiane. Quindi di nuovo continuare a cercare di far crescere anche la telemedicina e la sanità digitale a livello nazionale e non solo in alcune regioni. Qui abbiamo 2 regioni che ci stanno aiutando in particolare, Lombardia e Puglia, che saranno un po' i catalizzatori, ma io sono convinto che anche altre regioni verranno a contribuire esperienze in questa piattaforma nazionale. Infine parlo delle competenze digitali. Competenze digitali, abbiamo lanciato il Fondo Repubblica Digitale con un protocollo con l'ACRI, che è l'Associazione delle Fondazioni Ex Bancarie, in una logica di collaborazione tra pubblico e il mondo no profit. Avranno circa 300 milioni che sono dedicati all'alfabetizzazione sulle competenze digitali di base, progetti territoriali. Qui l'approccio sarà di finanziare i progetti che dimostrano di avere impatto. Noi abbiamo un obiettivo di formare circa 2 milioni di persone e vogliamo misurare l'impatto delle diverse iniziative, e di nuovo con la stessa logica, quelle che funzionano meglio, quelle che danno un miglior risultato di digitalizzazione, poi estenderle su base nazionale. Io qui ho grande fiducia nel mondo del no profit, perché ci sono realtà meravigliose che fanno un'attività formativa estremamente utile, estremamente capillare, sia diciamo residenziale sia anche outbound, cioè vanno anche a casa delle persone, e qui tratterà di spiegare come funziona. E qui abbiamo anche lanciato, in collaborazione con la ministra Dadone, col Dipartimento delle Politiche Giovanili, il servizio civile digitale, esattamente per fare questo servizio anche di outreach. Questo esaurisce, se volete, la mia relazione sui 15 miliardi digitali. Sullo spazio, 2 parole: vogliamo rafforzare chiaramente la capacità, ma direi anche l'ambizione italiana in linea con le nostre tradizioni, stimolare innovazione e ricerca,
e creare poi un sistema di imprenditorialità nello spazio che sicuramente, come tutti capite, ha un grande potenziale. Abbiamo fatto tutta una serie di iniziative, ricordo velocemente l'accordo Italia-Francia sui lanciatori, l'intesa con ESA sul lancio della più grossa costellazione di osservazione della Terra e di iniziative di accesso allo spazio, circa 1,3 miliardi. Qui una notizia di oggi, il nome, avevamo detto che non avremmo scelto noi il nome di questa costellazione, ma l'avremmo chiesto agli studenti italiani. Devo dire che oggi abbiamo avuto i dati, 638 scuole italiane hanno proposto nomi per questa costellazione, 1200 nomi, quindi alcune scuole ne hanno proposto più di uno, e devo dire che è stato veramente entusiasmante vedere l'entusiasmo che questa iniziativa ha creato, anche perché poi immagino che molti abbiano poi parlato del perché e del perché no. Il nome definitivo verrà scelto dai nostri tre astronauti, quindi da Cristoforetti, Parmitano e Vittori, che dove che sono sceglieranno tra i nomi proposti dai ragazzi come chiameremo questa costellazione. Non sono molto contento di aver creato un'iniziativa che ha fatto apprezzare anche. Non mi dilungo, abbiamo assegnato all'Agenzia Spaziale Italiana altri 900 milioni per progetti di comunicazioni satellitari sicure, sviluppo dell'economia e dei servizi in orbita, che è qualcosa su cui io credo molto. Infine 90 milioni a CDP Venture, che li raddoppia, quindi 180 milioni per finanziare startup italiane nell'area spazio, ma anche technology transfer, ma anche iniziative di acceleratori. E quindi nuovo, perché vogliamo non solo utilizzare i fondi del PNRR in chiave, se vogliamo, di aiuto, di sussidio, ma anche aiutare il mondo privato a salire. Io con questo direi che ho sintetizzato i principali interventi. Se necessario rispondo poi a domande sui vari atti europei che sto seguendo. Mi piace citare una cosa che abbiamo su cui siamo partiti, che è il sistema di Mobility as a Service, quindi in collaborazione col MIMS, come cominciare a studiare la mobilità integrata. Mi piace citare che per questa iniziativa usiamo il sandbox, quindi l'autorizzazione e sperimentazione, questa è un'iniziativa che ha lanciata l'ex ministra Pisano, a cui va dato credito perché questa è una cosa importante. Avremo a Torino questa sperimentazione di autobus senza guidatore e credo che, anzi auspico e invito gli imprenditori italiani a usare di più questa struttura del sandbox, perché che, come ho detto, non abbiamo inventato noi, ma che è stata introdotta dal precedente governo, è molto importante per poter sperimentare le cose che magari dal punto di vista delle regole non sono ancora approvate. E poi, guardando al futuro, due commenti, due cose su cui vi raccomando di tenere un occhio come Parlamento. Il primo, il lancio di EDPay, che è l'integrazione dei servizi precedenti per garantire l'anticipo dell'erogazione delle spese sociali, quindi fondamentalmente il riconoscimento di chi ha diritto a un bonus o a qualche cosa, e attraverso un riconoscimento digitale dell'erogazione immediata, senza aver bisogno di chiedere il rimborso poi. Questo è stato lanciato come progetto col MEF, è approvato, lo stiamo sviluppando, entro fine anno arriva. Questo può essere un grande salto di esperienza e anche di qualità dell'informazione che abbiamo noi sulle politiche sociali effettuate, ed è molto importante. Il secondo, che vi prego di anche qua guardare con tanto interesse, la piattaforma notifica. Allora, oggi in Italia chi piglia una multa, chi riceve un atto, chi ha una notifica dalla parte dello Stato, paga il cittadino dai 7 ai 12 euro per la notifica. Con questa piattaforma, a ogni notifica, e non sto a commentare, ovviamente c'è poi la macchina, il carbon footprint, eccetera eccetera. Col digitale, la proposta che abbiamo sottoposto, il costo di questa notifica diventando digitale, noi auspichiamo che scenda a pochi euro, ma quando dico pochi, cioè veramente parliamo di uno o due, e direttamente sull'app IO, senza code agli sportelli, senza... Ecco, questo di nuovo è un altro grande cambiamento, perché poi sulla piattaforma notifiche c'è anche l'archivio digitale, quindi il cittadino non ha neanche, cioè io non ho più bisogno di mettermi da parte il bollettino scrivendoci sopra pagato, perché risulta esattamente come con l'app io oggi abbiamo dentro il certificato digitale o i contributi. Quindi queste due cose, che sembrano molto tecnologiche, in realtà sono innovazioni sociali. La prima, perché permette di pagare
erogare i benefici sociali direttamente a chi ne ha diritto, senza intermediari, senza problemi. E la seconda perché fa risparmiare i soldi della notifica, ma soprattutto permette anche di mantenere digitalmente i documenti. Io avrei altre cose, ma mi fermo qua per motivi di tempo. Vorrei solo concludere ricordando l'importanza del lavorare per la semplificazione, perché noi possiamo digitalizzare ciò che è complesso oppure ciò che è semplice, e ovviamente digitalizzando ciò che è semplice, quindi dal punto di vista normativo, dal punto di vista della complessità delle norme, è molto importante cercare di mantenere i processi il più semplice possibile, quindi non esagerare nella complicazione dei meccanismi. Questo è molto importante, lo abbiamo visto purtroppo col Green Pass, cerchiamo di imparare la lezione del Green Pass e di applicarla invece alla vita quotidiana. Il secondo, qualità delle persone. Dobbiamo assumere, dobbiamo formare, dobbiamo spendere di più in formazione. Parlo della PA, ma parlo anche del privato, e quindi credo che questi due investimenti sono investimenti che non sono proprio strettamente parlando sul digitale, ma che renderanno poi il digitale molto più efficace nel migliorare la vita degli italiani e delle italiane. Benissimo, la ringrazio davvero per la sintesi, per la chiarezza dell'esposizione di tante misure che sono state apportate in tema di innovazione. Le chiedo se è possibile avere una relazione, perché i riferimenti che ci sono credo siano molto importanti per tutti i commissari, e poi le chiedo soltanto un chiarimento rispetto a queste ultime due misure che ha detto per il futuro, mentre per le altre ci ha dato appunto delle scadenze perché i bandi sono già in corso e quindi le date erano certe. Su queste ultime due misure sulle quali lei ci ha detto di prestare particolare attenzione, se ci può dare dei riferimenti temporali anche su questi in futuro. Ora raccogliamo un po' di domande, poi magari se mi sa dire anche su questo. Allora, gli iscritti che io sono Di Maio, Dettore, Baldino, Montaruli, se qualcuno si vuole aggiungere. Raciti lo aggiungiamo, cominciamo da Di Maio, cerchiamo di tenerci nei tre minuti, grazie. Grazie Presidente, grazie Ministro, noi come gruppo di Italia Viva apprezziamo molto il contenuto di questa relazione e anche il lavoro che quotidianamente viene svolto. Però, solo due domande che vogliamo sottoporle, anche perché la prima riguarda la questione della cyber security, in particolare della formazione del personale che si deve occupare di questi argomenti. La sua relazione è stata molto corposa, quindi mi scuso se ha citato anche questo aspetto e dovesse essermi sfuggito, però a nostro avviso sarebbe significativo e anche richiesto da diversi operatori privati, diciamo di tutti i settori, ma soprattutto di quelli più esposti ai rischi di attacchi cibernetici, la necessità di trovare personale da inserire dentro le aziende in grado di gestire e di essere, diciamo, all'altezza di poter operare, insomma, con i sistemi che proteggono da questo tipo di attacchi. Questo può sembrare un elemento marginale, ma in realtà non lo è, perché c'è una grossa carenza di personale formato e adeguato per poter appunto gestire questi attacchi. Quindi una proposta che noi vorremmo fare, che le chiediamo di, insomma, un'opinione e capire se il Ministero sta già lavorando a qualcosa di analogo, è quello di istituire una qualche forma di incentivazione per appunto formare il personale che si deve occupare di questo, sia appunto nella pubblica amministrazione, dove anche per effetto dell'agenzia che è stata istituita e di cui a lungo abbiamo discusso anche in questa commissione, e ovviamente immagino si stia attrezzando, ma penso in un paese come il nostro ci si debba porre anche il problema di mettere i privati nella condizione di essere abbastanza protetti o comunque abbastanza in grado di gestire questi fenomeni. La seconda cosa che volevo chiederle riguarda la possibilità che lei vede, se c'è all'orizzonte un intervento che è a costo zero ma libererebbe molti investimenti. Mi riferisco all'adeguamento dei limiti per l'emissione dei campi elettromagnetici, che in Italia sono i più bassi d'Europa, e l'adeguamento che noi vogliamo sottoporre come proposta e come diciamo alla sua attenzione, e come lei sa, è quello di adeguarli ai limiti europei, non ovviamente andare oltre, limiti che hanno ampiamente dimostrato non provocare danni alla salute, ci sono numerosi studi scientifici che lo dimostrano.
Però da un punto di vista dello sviluppo della tecnologia 5G in Italia, il non adeguarci a questi limiti e mantenerli a una soglia bassissima sta impedendo da un lato l'avvio di molti investimenti anche privati e dall'altro nel tempo rischia di mettere in seria difficoltà la capacità della nostra rete di rispondere alla domanda di connettività dei cittadini. Quindi la domanda che volevo porle è se c'era un orientamento definitivo del governo su questo aspetto o, qualora non ci sia, qual è lo stato dell'arte delle riflessioni che so comunque essere in corso e che insomma rientrano anche nelle sue sensibilità. Grazie. Grazie a lei. Dettore, prego, 3 minuti. Sì, con lei è importante. Ci sempre con me 3 minuti, mi adeguo a Di Maio. Dunque, la ringrazio, Ministro, anche perché all'improvviso mi sento quasi un marziano tutto questo quadro che è venuto fuori, che spero sia, mi sento così innovato tecnologicamente e quindi sono contento che di quello che ci ha detto con molte perplessità. Io le voglio puntare su 2 temi, uno sistemico e uno più particolare, che è quello del Recovery Sud. Lei ha parlato di digitalizzazione della PA, l'agenzia per l'Italia digitale si sta muovendo sullo sportello digitale unico, sull'accessibilità ai servizi pubblici digitali, ma il 27% delle risorse del PNR riguardano la transizione digitale, 27%, e c'è la famosa quota sud. So che avete fatto gli incontri con circa 300 comuni proprio sulla questione del sud e su questo tema c'è anche la questione che il 40%, secondo il criterio matematico sarebbe il 34%, ma in realtà è portato al 40%. Io ho fatto un question time con la Ministra, qui volevo capire se lavorate insieme come ministeri o se ognuno lavora a casa sua. Questa novità dei ministeri, noi abbiamo fatto anche il cambio dell'assetto dei ministeri. Vorrei capire come lavorate, perché non ho visto nel question time la Ministra, io ho detto sono in maggioranza, però non sono mai stato un pecorone, quindi dico quello che penso e lo dico in maniera molto chiara. Io penso che voi siete in un grande momento di confusione, perché il Ministro e non c'è una grande collaborazione e questo è molto grave tra ministeri, in particolare il Ministro dell'Università e della Ricerca ha fatto bandi, molti sbagliati pure, 12 sugli ecosistemi dell'innovazione e per l'innovazione del trasferimento tecnologico che vanno sulle risorse dei famosi 15 miliardi come lei ben sa, 5 devono essere al sud, ha fatto questi bandi, altri li stanno facendo. Volevo capire se queste operazioni che vengono fatte giustamente all'Università e Ricerca e sono tutte connesse a uno stesso tema, ecco l'elemento sistemico, cioè a quello che fa lei e a quello che dovrebbe fare, se su questo c'è un coordinamento e se non è stato creato, quando è che pensate di farlo? Perché da che mi risulta a me non mi pare che ci sia tutto questo coordinamento, perché ciascuno si muove giustamente come lei ha detto, lei non ha manco citata mai l'Università della Ricerca, e sì l'ha citato ma non ha detto come, qual è, e siccome io sono anche un pochino burocrate nel mio cervello, e volevo capire in qual è l'elemento, il protocollo di condotte e di coordinamento e attraverso qual è, perché a me non mi risulta, io ho provato nel Ministero suo a trovarlo, nell'Università di Ricerca non c'è, non solo l'ho fatto da solo, l'ho fatto con un po' di gente che questa materia la capisce, è proprio nati ieri, non sono, e quindi non mi risulta. Io volevo capire che tipo di coordinamento, perché è importante che quella quota del 40, se uno fa gli ecosistemi dell'innovazione per il trasferimento e la transizione tecnologica e digitale e li fa in un settore. Lei ha parlato di altri bandi che sono usciti. Primo, è da capire, c'è un complesso di attività che sono coordinate anche sui bandi. Alcuni sono stati sbagliati, lo sappiamo, l'abbiamo sentito di recente, purtroppo non hanno fatti granché bene. 5 di questi ecosistemi erano al sud, ma non è solo questo. La quota del 40% rispetto a questa serie di interventi, come è garantita? Perché io al Ministro gliel'ho chiesto e mi ha risposto del PRIN. C'era pure il PRIN nella richiesta e mi ha risposto, mo gli ho scritto una lettera, vediamo che dice questa qui, con tutto il rispetto, però io vorrei capire anche da lei se come si svolge questa attività, perché non è indifferente, come lei ben sa, il settore della ricerca al suo ministero, assolutamente non è indifferente, soprattutto su come è impostato il PNRR. Concluda. E quindi vi chiedo se c'è questo coordinamento, questa quota del 40% come è stata attuata e quali sono gli esiti di questi incontri per il cosiddetto Recovery Sud con i comuni. Perché ad oggi, non so, per esempio, mi risulta che in alcune regioni, che sarebbe obbligatoria, scritto al protocollo che più o meno ha fatto capire la Presidenza del Consiglio, non ci sia ancora un'interlocuzione, faccio 2 esempi, Campania e Calabria, non c'è questa interlocuzione.
non è stata ancora avviata concretamente. Allora, siccome i bandi non nascono dal nord vanno al sud, dal sud al nord, non nascono dal centro e poi si fanno, nascono nella, lei stessa ha detto c'è bisogno di questa interlocuzione, sul suo sito del Ministero non si dice altro che questo, allora però vorrei capire concretamente come questo è avvenuto. Grazie. Queste sono le tre domande, perché se no tutti siamo contenti di diventare, con tutto il rispetto per lei, marziani, però dobbiamo capire in che modo diventiamo marziani al sud, al centro, al nord, e in che modo queste risorse vengono realmente allocate in una sinergia tra ministeri che al momento non c'è. C'è un protocollo, c'è qualcosa, l'avete già sottoscritto o pensate di farlo? Chiara la questione. Baldino, prego. Sì, grazie Presidente. Io sarò molto breve, mi unisco ai ringraziamenti formulati dal Presidente per la sua relazione. Ministro, le faccio solo una domanda. Lei ha citato l'opportunità di una particolare cautela per l'accesso al sistema pubblico di identità digitale per i minori. Ecco, quindi io le chiedo in che modo il Ministero intende adottare queste particolari cautele in relazione proprio alla vulnerabilità dei soggetti minori che possono avere accesso a queste piattaforme digitali, in quanto chiaramente sono meno consapevoli dei rischi rispetto agli adulti. Ecco, quindi le chiedo, anche alla luce del recente parere reso dal Garante della protezione dei dati personali su richiesta dell'AGID, come intendete insomma recepire le osservazioni formulate, le conclusioni formulate dal Garante della privacy per mettere in sicurezza i minori dall'accesso al sistema pubblico di identità digitali? Grazie. Grazie a lei. Montaroni, prego. Sì, grazie. La mia riflessione è molto legata alla particolare contingenza e momento storico che stiamo vivendo. Un momento storico che per quanto riguarda il conflitto, in particolare per parole del Presidente Draghi, non ha una definizione immediata, ma di sicuro, a prescindere da come andrà la definizione di quel conflitto, avrà delle ripercussioni inevitabili nell'immediato e nel lungo periodo. Ora, a fronte di questo contesto, io credo che il governo abbia già attuato una seria ricognizione dei software che oggi gestiscono e vengono utilizzati e sono strumenti della pubblica amministrazione, dei servizi pubblici nazionali, degli asset strategici. Quindi la mia domanda è se in effetti questa ricognizione è stata fatta come ci saremmo aspettati, e quale sia l'esito, per esempio sul numero eventuale, magari non ce n'è neanche uno, di software di matrice russa utilizzati nel nostro sistema, e quale sia l'approccio del governo in tal senso. Perché anche per ripercorrere la domanda che è la preoccupazione che le hanno già fatto i miei colleghi anche di maggioranza, rispetto al tema della cybersicurezza, io credo che non possiamo ignorare tali aspetti per poter poi procedere anche alla luce delle sollevazioni e delle osservazioni che sono arrivate pubbliche, che sono arrivate dal COPASIR in tal senso. Quindi volevo chiedere appunto rispetto a tutti questi aspetti che le ho elencato, cosa sia stato fatto dal governo e quale ne sia l'esito o cosa vorrà in futuro effettuare, senza considerare che condivido la preoccupazione di chi non in questa commissione ma in altri contesti ha sollevato la preoccupazione di un PNRR che rischia di non essere più aggiornato rispetto al particolare momento che stiamo vivendo anche su questo aspetto della cybersicurezza. Quindi anche su questo fronte cosa il governo ha pensato di fare o ha già fatto. La ringrazio. L'ultimo iscritto, Raciti, prego. Sì, grazie, sarò brevissimo. Intanto per ringraziare per la relazione accurata e in secondo luogo per complimentarmi per il lavoro che il ministro sta
Svolgendo perché fare il salto, diciamo, digitale alla, non solo alla pubblica amministrazione italiana, diciamo, ma alle pubbliche amministrazioni italiane non è esattamente un compito semplicissimo. Quindi, diciamo, complimenti e massimo, diciamo, rispetto per il lavoro che sta sviluppando. La mia domanda è molto specifica. Deriva, diciamo, dal problema di cui ci siamo accorti dopo l'attacco cibernetico al sistema di coordinamento del piano vaccinale del Lazio, della Regione Lazio. Noi sappiamo che c'è un'agenzia per la cybersicurezza che ha destinato delle risorse e quello va bene, ma noi dobbiamo evitare, diciamo, di affidarci ai carabinieri perché diciamo, abbiamo dimenticato di mettere le porte blindate in casa. E quindi la domanda che faccio è, rispetto alla formulazione dei bandi, se sono previsti o se lei ha intenzione di prevedere disposizioni particolari che diciamo chiedano, mettano, pongano come requisito per poter partecipare la messa in opera, diciamo, di sistemi resistenti o potenzialmente resistenti ad attacchi a cyberattacchi, diciamo, ad attacchi con queste caratteristiche. Capisco, diciamo, che può essere una domanda un po', diciamo, specifica, però è un tema che probabilmente abbiamo in passato colpevolmente sottovalutato e che oggi è alla nostra evidenza, non solo per il contesto internazionale che discorrendo, ma perché ci troveremo a confrontarci con questo tipo di problemi con sempre maggiore frequenza e quindi è una questione che mi sembrava, diciamo, giusto proporle. La ringrazio. Non ho altri iscritti, ci sono altre domande per il Ministro? No, quindi prego a lei la parola per la replica. Grazie Presidente, grazie mille. Vado in ordine di come mi è stato posto. Allora, Presidente, la sua domanda sui DPI e notifiche sono due cose importantissime. Stiamo andando velocissimi e io penso che entro fine anno saranno operative. Dopodiché però, devo dirlo, è per questo che dico, lo voglio dire perché so che poi questo viene anche ripreso, è importante che le amministrazioni poi ci vadano sopra su queste piattaforme. Il mio lavoro è quello di creare le condizioni che mettano assieme con una visione strategica i diversi pezzi. Poi però se il comune che dà il bonus, non lo so, asilo, non la usa, quello rimane. Quindi sarà molto importante, poi lo faremo noi, un programma di reclutamento delle amministrazioni, perché sulla parte di erogazione di bonus, ma anche sulla parte di notifiche, arrivino il più possibile a bordo. Io ricevo ancora a casa le carte che mi dicono, che mi confermano che le mie tasse sull'immondizia eccetera le ho già pagate, cioè è inutile, basterebbe arrivare a una notifica che mi dice grazie e ci vediamo l'anno prossimo, cioè quindi è molto importante anche la parte operativa, mi faccio anche un po' le sue gentili osservazioni, è quella la parte veramente difficile, è portare tutti a bordo, non è costruire le piattaforme. Onorevole Di Maio, allora domanda importantissima, quella sulla formazione della cyber security. Qui ci sono tre angoli su questa questione. La prima è l'agenzia. L'agenzia sta assumendo gente molto brava perché la trova, perché è un datore di lavoro attraente. Però la sua domanda è molto valida comunque in generale, cioè c'è una scarsità di risorse nella cyber security. Qui i miei due colleghi, Messa e Bianchi, hanno un ruolo importantissimo. Bianchi per la parte ITS. Gli ITS che specializzano i ragazzi in cyber security li vedono, cioè questi finiscono che hanno già tutto il lavoro, quindi dobbiamo potenziare il canale ITS cyber security e poi università, la parte della triennale che fa cyber security, stanno proliferando i corsi, è molto importante che noi continuiamo ad andare in quella direzione e comincio a anticipare una risposta anche l'onorevole Dettore, ci coordiniamo e come con la ministra Messa, tanto è vero che uno dei filoni su cui lei mette risorse è proprio quello della cyber security, uno dei 14-15 aree che ha, quindi molto importante. Terzo elemento, Brunetta, di nuovo nei bandi per le risorse che sta reclutando ovviamente c'è anche questa componente. Poi basterà, io sono un sostenitore del fatto che dobbiamo alimentare il più possibile il sistema formativo, quindi ITS e lauree triennali, per permettere a diciamo di soddisfare questo bisogno, senza il quale il suo punto
francamente è molto giusto. Quindi più che incentivi a assumere, io credo che dobbiamo formare, e quasi incentivi a formare, perché poi questi trovano lavoro molto in fretta, devo dire. Secondo punto, gli elettrodomestici, qual è la posizione del governo? Allora, io aggiungo, il punto che lei solleva è ancora più importante adesso col costo dell'energia dov'è, perché se io ho i limiti elettromagnetici più bassi d'Europa, vuol dire che ho più antenne. Avendo più antenne, le devo alimentare di più e quindi consumo più energia, ed è uno spreco energetico pazzesco, oltre a essere brutto dal punto di vista ambientale, oltre a essere costoso per gli operatori. Quindi la mia posizione su questo argomento è sempre stata nota. Sono favorevole, e avevamo creato un accordo di tutte le parti coinvolte, a eccezione di un ministero. Sono d'accordo nel fatto che bisogna rivedere questo tema, rivederlo in maniera ragionata, ragionevole, però di nuovo nell'ambito della scienza, nell'ambito di quello che l'Europa indica. Il tema adesso è ancora più urgente di prima, ci sono interlocuzioni in corso, io auspico che tutte le riserve vengano sciolte e si possa procedere, e purtroppo anche qua la pressione di queste ore forse renderà chiaro a tutti quanto è urgente fare quello che io a suo tempo avevo cercato di fare. Onorevole Dettore, allora, innanzitutto mi scusi, io non voglio Marte, a me piace la Terra, quindi quello di Marte è Elon Musk, la ringrazio. Una Terra sostenibile, pacifica, equa, è un posto bellissimo, quindi digitalizziamo la Terra e Marte ci pensa qualcun altro. Le sue tre domande. Allora, il primo sul coordinamento, io vorrei rassicurarla, il coordinamento c'è, mi sembra che ha detto questa qui, ma penso che si riferisse alla ministra Messa, con la ministra del Sud Carfagna pure, il 40% delle risorse è, la ministra Carfagna ci sta molto attenta, per quanto riguarda i nostri fondi è più facile, perché io 40% di fibra, cioè fisicamente la devo fare a sud, non è che posso farla altrove, la domanda è se troveremo le persone, se troveremo le capacità di farlo, ma sicuramente i fondi sono allocati geograficamente, quindi non c'è il dubbio. Stessa cosa sui comuni, i comuni sono dove sono, quindi noi faremo anzi bandi in maniera per permettere ai comuni del sud di avere la loro quota. Di nuovo, il tema è, saranno capaci, non saranno capaci di sottoscrivere, quindi l'importanza dell'iniziativa col ministro Brunetta di aiutarli e creare le aggregazioni, eccetera. Quindi sul tema voi vi coordinate, la risposta è sì. Con la ministra Messa in particolare, lei ha criticato, io non sta a me difendere quello che fa la ministra Messa, è bravissima a difendersi da solo, però le assicuro che quando sono state definite tutte le aree c'è stato coordinamento, è stato inserito lo spazio, sono state inserite le telecomunicazioni, è stata inserita la cybersicurezza, che sono le tre cose che dal mio punto di vista lei doveva avere, ma peraltro, scusi, due su tre c'erano già, quindi il coordinamento c'è. Poi non entro sulla sostanza dei bandi, perché questo è un tema suo. 40% le ho risposto. Campania e Calabria, per quello che ci riguarda, la Campania è una delle regioni che è coinvolta, una delle sei regioni che è coinvolta sulla parte della sanità. La Calabria è un po' più difficile, ho rapporti col presidente, ci ha indicato delle persone responsabili, lì di nuovo è un problema di personale, cioè trovare personale che possa poi interagire per tradurre un'intenzione di spendere soldi in spesa. Ma mi permetta, onorevole, la Terra è un posto bellissimo, vogliamo digitalizzare la Terra, Marte lo lasciamo ad altri. Ma sì, non è, ci si mette troppo a andare. Onorevole Baldino, speed minori, è andata via, no, è là. Speed minori in che modo? Allora, due livelli di osservazione. Recepiamo ovviamente la maggioranza delle indicazioni del garante col quale lavoriamo per appunto lavorare per fare assieme le cose, in particolare per quello che riguarda la limitazione dell'utilizzo dello speed a, diciamo, l'ambiente scolastico fondamentalmente. Ci sono altri suggerimenti in quella raccomandazione a cui lei fa riferimento che mi vedono un po' meno convinto, cioè per esempio il fatto che quando il minorenne diventa maggiore dovrebbe scadere e farne uno nuovo, cioè non capisco perché, una carta d'identità, cioè vale, no? Quindi, però diciamo fondamentalmente siamo d'accordo, quindi stiamo implementandolo secondo le indicazioni del garante. Vorrei però un chiarimento, onorevole, cioè non è che i ragazzi usano lo speed per andare sui siti non buoni o pericolosi, lo speed è solo per l'accesso sicuro identificato a tutta una serie di servizi di Stato. La protezione dei minori dai rischi online è tutto un altro argomento che ha poco a che fare con lo speed e che ha molto a che fare con la formazione digitale, quindi con quegli elementi di cui riferivo prima, su cui c'è tanta competenza e dobbiamo semplicemente diffonderla di più, però quello è il vero tema, francamente
il cattivo utilizzo dello SPID da parte dei minori è un piccolo problema, ma quello vero è quell'altro. Montaruli, onorevole, allora, domande sull'antivirus, il software e gli asset strategici. Allora, innanzitutto il governo sì, ha fatto il censimento. Io sto rispondendo, questa è una competenza ovviamente del sottosegretario Gabrielli e dell'agenzia, però io sono in contatto con loro e parlo, quindi parlo per quello che posso dire, che le assicuro che sono assolutamente sul pezzo, cioè quando io ho chiamato per sapere com'era la situazione, ma cioè, la risposta era tutta già fatta, era tutta pronta, quindi la risposta è: il sottosegretario Gabrielli sta facendo un eccellente lavoro di monitoraggio, di presidio dell'area. L'agenzia deve ovviamente dare la sua opinione, sono state date le opinioni, quale sia l'esito della ricognizione, questo francamente lascerei che sia lui a dirlo e non io. Le faccio qua però anche, sono parzialmente in disaccordo su una cosa che lei ha detto e invece molto d'accordo su un'altra. Sono molto d'accordo sul fatto che sicuramente l'attenzione al cyber risk debba essere adesso alzata con questa situazione, è alzata pensando anche a scenari a cui non pensavamo, quindi anche la stessa caratterizzazione di un software come russo oppure di, bisogna stare attenti perché poi ci sono tanti modi in cui le cose possono sembrare di un tipo e non di altro, quindi più che sulla nazionalità io mi concentrerei molto sul rischio intrinseco, perché è il rischio intrinseco che determina, poi le nazionalità purtroppo si possono anche un po' mascherare, no? E quindi è bene andare a vedere il rischio intrinseco. E su questo, di nuovo, il professor Baldoni e il sottosegretario stanno facendo un ottimo lavoro, per quello che vedo io. Non sono invece molto d'accordo nel dire che il PNRR non è aggiornato sul tema del rischio cyber, perché invece, per fortuna, credo che avessimo messo dentro proprio le cose. Se pensa a quello di cui ho parlato, abbiamo creato l'agenzia, era anni che se ne parlava e non c'era un'agenzia. Abbiamo creato, ma stiamo creando un polo strategico nazionale che abbia un concetto di sovranità e di difesa dei dati che è molto più forte di quello che c'era prima, e abbiamo creato una policy cloud che, permettendo e anzi favorendo sempre l'esistenza di soggetti privati, però classifica e dà l'abilitazione a gestire i dati a seconda di alcune caratteristiche che prima non erano esplicitate. Quindi stiamo facendo tutti i passi che servono a rafforzare il sistema. Sono tutte cose che sono uscite dal PNRR. Dopodiché sono con lei, dobbiamo applicarle bene. Questo è fuori di dubbio. Però credo che la direzione di marcia che abbiamo intrapreso era quella giusta. Dopodiché ci si metterà un po' di tempo. E questo mi permette di concludere con la domanda dell'onorevole Racitti, che lei fa riferimento alla Regione Lazio e dice che la CN sono i carabinieri, se abbiamo pensato alle porte blindate. Allora, se la seguo nella sua metafora, l'agenzia non è tanto il carabiniere, ma è il fabbro esperto che ti viene a dire come fai a blindare le porte e dove la porta non è blindata abbastanza. Il carabiniere è la polizia postale, sono i servizi, è chi poi va a prendere la gente. Però quello che mancava a noi era questo, cioè a noi mancava il fabbro digitale, chiedo scusa al professor Baldoni per usare questa espressione, che aiutare il mondo pubblico e il mondo privato a capire come blindare la porta o dove la porta non è blindata abbastanza. E questo è il tema, perché poi andarli a prendere, cioè tutto quello che poi è law enforcement, per carità è bellissimo, ma le cose sono già successe, cioè dobbiamo fare anche quello, ma le cose sono già successe. In quel senso io credo che i passi avanti si stanno facendo, ci metteremo del tempo perché, come dico, la CN sta assumendo la gente adesso. Cosa sono le cose previste, disposizioni particolari per la resilienza? La risposta è: in tutti i bandi stiamo costruendo questo, per esempio, quindi nel PSN, nella costruzione del PSN ci sono dei requisiti. Io sono abbastanza sicuro che nelle commissioni se guardate i bandi vedrete che la componente prezzo è minoritaria, l'abbiamo ridotta come peso ed è minoritaria rispetto alle componenti architettura, sicurezza, eccetera. Quindi stiamo già dando dei segnali che il prezzo dell'infrastruttura non è la cosa più importante, sono più importanti altre cose, per carità è ovvio che il prezzo è importante, però in punteggio stiamo scendendo e abbiamo fatto salire altre componenti. Immagino che nelle commissioni che le stazioni appaltanti creeranno, noi abbiamo dato indicazione di mettere esperti di cybersicurezza, perché ovviamente poi è la commissione che valuta, che deve dare questo giudizio. Quindi queste sono cose che ci sono. Questo è quello che stiamo facendo. Quindi mettere i requisiti, mettere
cercare di mettere persone nelle commissioni che sono esperte, non dare un punteggio che sia superiore al prezzo rispetto all'architettura. Dopodiché questa della cybersicurezza è una gara continua, cioè noi ci miglioriamo, ci rafforziamo e gli hacker cercheranno anche loro di migliorare e rafforzarsi, dovremo continuare. Quindi è uno sforzo che noi abbiamo messo in pista, ma onorevole, messo in pista perché poi venga continuato, perché questa è la struttura, ma poi bisogna continuare a investirci, non c'è il minimo dubbio. Benissimo, allora la ringrazio ancora una volta, Ministro Colau, per la sua disponibilità e dichiaro conclusa l'audizione. Grazie.